Salve a tutti! Ognuno di noi durante la propria vita avrà sentito sicuramente qualche nome di dinosauro da film come Jurassic Park o dai documentari. Ad oggi sono state scoperte circa un migliaio di specie, ma come avviene la catalogazione di queste? I dinosauri furono i padroni contrastati del mondo nel Mesozoico. La loro estinzione avvenne circa 65 milioni di anni fa, dopo il probabile impatto di un asteroide avvenuto nella zona dell'attuale Golfo del Messico. Questa tabella rappresenta in versione semplificata l'odierna suddivisione tassonomica delle varie specie di dinosauro. Queste creature si differenziano in due grandi ordini, in base alla conformazione delle ossa del bacino. Nei saurischi l'osso pubico è perpendicolare all'ischio, mentre invece negli ornitischi è parallelo. Fra i teratodi ritroviamo tutti i carnivori bipedi, dal più piccolo come il Compsognathus ai più grandi come il T-Rex o lo Spinosauro. Tra i sauropodi invece ritroviamo tutti i grandi erbivori quadrupedi, come il Brachiosauro o il Diplodocus. Nei tirefori ritroviamo dinosauri particolari, dotati di corazze ossee o di placche e spuntoni, come l'Ankylosaurus e lo Stegosauro. I ceratopodi sono creature dai crani molto particolari, da quelli con corna e collare come il Triceratops, ai Parasaurolophus dotati di una sorta di tromba utilizzata per comunicare dalle lunghe distanze, ai Pachycephalosauri, che lottavano a suon di testate grazie alla spessa calotta cranica. Vi sono poi animali che sono stati rimbalzati dalle altre categorie per le loro caratteristiche peculiari, come gli Herrerasauri, al momento riconosciuti come gli antenati dei teratodi, e gli Heterodontosauri, peculiari in quanto presentano una dentatura con incisivi canini e molari, come gli attuali mammiferi. Oggi è possibile ricostruire habitat e comportamenti di questi incredibili animali. La paleontologia e la biologia si evolvono, la ricerca continua. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima!